sera. Però sbagli, Daniele. Perché sbaglio? Da dove sbaglio? Spiegami. Devi dire buonasera. Buonasera. Tutto bene. Così te devo dire. Più o meno, più o meno. Come più o meno? Non lo sai fare bene, Daniele. Tu sei bravo a cantare, io sono bravo a salutare. Il saluto però si dice che è segno di educazione. Tua mamma te ne impara, te ne ha insegnata tanta educazione allora. Mamma mia. Allora, dimmi un po', con Antonio, come vanno le cose? Male. Ma perché vanno male? Quindi che cazzo ti fate a questo per non ti darti nemmeno la confidenza? Spiegami, che cosa è successo? Mangi troppo, devi fare troppa spesa? È da quando sono nato io che è nervoso. Quando ha fatto l'amore con mamma stava pure nervoso? Questo non lo so. Forse lo hai disturbato nei momenti più... No, ma non era previsto la mia nascita. Ah, per questo, non ti aspettavo. Per questo. Gli si è bucato il preservativo. Annaccia miseria, Antonio. Gli si è bucato il preservativo. E quindi che cosa succede? È nato Antonio. È nato un acquisto. Marco, non Antonio. Ah, è nato Marco, scusami, Marco. È nato Marco, quindi non sei Marco se ne andate e non ritorna più. Marco se ne andate e resta con Antonio, a rompergli le palle ad Antonio, dalla mattina alla sera. Bravo. Ho indovinato? Sì. Ma dimmi una cosa, Marco. 5 minuti allontaniamo Antonio. Con le che c'è? Che stai facendo? Ho detto mi sta sparando, che sta facendo? Ma dimmi un po', ma con le donne, come va? Diciamo bene. Quando dici diciamo bene, chi è? Dove fare... Ciao! Buonasera! Tutto bene! Ma tu è così? Però così mi rubi le cose, le parole. Ti rubo le parole? Quindi alla Daniele De Martino. Buonasera compagnia, tutto a posto. Così ti piace? Così funziona più. Già una me l'hai rubata. Ah sì, qual è? Giuggiole! Guarda, l'ho detto ad una ragazza a Palermo e sai chi mi ha detto? Cazzo significa giuggiola? Anzi, fatti pure la figura in merda. Quindi è bellissima la tua parola, giuggiola. Ma... Ando, mi stai tossendo di sopra. Per favore. Giuggiolo. Stai fermo, giuggiolo. Allora, giugiolino, salutiamo tutti i tuoi amici. Mando un bacio. Saluta Ando. Allora, giuggiolo, con le donne come va? Bene. Ma Antonio so che c'era... Come male? Ma male? Ma secondo voi perché gli va male con le donne? Ma ti posso fare una domanda? Posso? Non sconcludere, Daniele. Posso fartela? Antonio, durante la settimana, quante volte fai l'amore? E questo non lo so, mica mi metto a guardarlo. A guardarlo? Se almeno devi contare. Andò, se mai si conta. Non lo so, Daniele. Come non lo fa? No, vabbè, si può fare. Gli ho portato una ragazza ad Antonio che lo vuole conoscere. Vabbè, fatti tuoi. Ma aspetta, Antonio, tu dici me o mio padre? Tuo padre, che c'è? Tu non lo puoi fare, l'amore, è una cosa normale. Sto scherzando. Antonio, allora Marco, diciamo che presto uscirà una nuova canzone insieme, dove andiamo a donne, dove sei proprio tu quello che ci porta a donne a noi. È proprio lui l'artefice del tutto, presto vedrete. Daniele De Martino, Daniele Marino, Gianni Vezzosi, e saluti! Andò! Sta lavorando! Andò! Ma ci vogliamo cantare la canzone! Tu che gli hai rubato la ragazza, Antonio, ma che ne sanno loro? Che ne sapete voi? Perché Antonio ce l'ha con lui? Perché? Perché è nervoso. Aspetta, canti tu e io ti accompagno. Se mai mi accompagno da solo, accompagnamento ancora grazie a Dio non voglio. Accompagnamento grazie a Dio ancora non voglio. Facciamo una cosa, ci mettiamo a braccetto tutti e due e cerchiamo di dire quello di là, lo vedi tu quel maestro bello? Quello è un altro che ti guarda e non capisce un cazzo, tu parli 3 ore. Dopo io cerco con le parole e cerco di far capire, no, ti guarda. Maestro, guarda. Bravo. Sei pronto? La mia ragazza è pazza di te, ma che è scordato pure che te. La mia ragazza è pazza di te, trovata vita nel perché, tu la ragazza d'amore.
facciamo capire che cosa vuoi dire. Ma lo sapevo, raga, vai, vai. Spiegami cosa vuoi fare, che io ti ho detto gli faccio amore meglio te e mi hai fatto così. Perché mi hai fatto... Anto, non ti competere con me, perché quanti video ho fatto, quante ragazze ho conosciuto, prova di immaginare. Uè, compare mio, qua non c'è saluto Andocca, ci danete Martisse, calma, siamo più buoni, non c'è saluto Andocca. Allora, quante secondo te, quante ragazze ho conosciuto? Parecchio. Eh? Parecchio, molto. Ah sì? Sì. E quindi? E qui, conosciuto una cosa, fate un'altra cosa. C'era questo del cellulare da... Bravo! Non lo faceva così intelligente. Bravo, bravo. Voglio fare una cosa a saluto Antonio, bravo. Conosciuta una cosa, fatti un'altra cosa. C'è Noemi? A dove sta Noemi? Ah, dall'altra parte. Bravo. Ah, ho capito. E quindi è stata lei. Giuro bravo. Andò, ma facciamo una cosa, non parliamo più di me e di te, vogliamo parlare di lui. Lui, Andò, secondo te, vieni qua, il nostro chitarrista c'ha un problema. Qual è? E qual è? Sempre lo stesso, però è su lui la cosa, il problema è suo, non è il nostro. Non lo so qual è il problema suo. Secondo te, lui con le donne, come agisce? Questo non lo so, se le cose sue. Ma ad occhio, no, ad occhio, secondo te com'è? Così. Come così così? Non ho capito. Che significa così così? Un po' ma non lo so, Daniele. Ma secondo me non gli va bene. E Antonio come ci va? Antonio malissimo. Perché malissimo? Perché è nervoso e quindi non gli vanno le donne dietro. Ah no? E non piace? Io so che l'uomo nervoso è più come? Virile. Sì. Più aggressivo. Quindi? Sudicio. Niente. Io che sono molto sudicio, quindi ho un bello odore da mascolazzo e le donne le vengono tutte dietro. Ma onestamente mi vanno un po' più. Diversamente. A me impatto. Con tutto il rispetto, io voglio bene, tu mi dai questa impressione. Ma tu mi hai visto mai con qualche donna? No, è che questo il problema, è che questo, non hai visto mai con una femmina, è che questo il problema. Quindi come mai sto fatto? Facciamo una cosa, lo associ con Antonio. Può essere che nasce qualcosa fra tutte e due, Antonio è più contento. Che dici? Ad Antonio gli piace suonare la chitarra, quindi forse fanno bene insieme. Ah sì, gli piace suonare la chitarra? Sì, sì. Quindici. Ho perso il posto di lavoro, va. Com'è? Ho perso il posto di lavoro, cioè salutando. Che raggio, mi c'è salutando. Bravo. Applausi. Va bene, me lo fate uno spogliarello qua adesso voi? Voi che siete gli uomini. Sì, giura che lo fai. Giura, tu e Andò, tu e Marco, tutte e due. Aspetta. No, questa la voglio vedere, scusate. Mi metto qua. Siete pronti? Mettiti qua, tutte e due, vediamo chi è più bravo dei due. Giratevi al centro, uno, due, tutte e due, vai, per favore, uno, Antonio, Antonio, uno, due, tre.
Fuzzalo. E questo lo ci voglia lei. Applausi, applausi, applausi. Bravo Antonio, bravo, bravo. Dimmi. Allora, penso che agli Antonio non siamo molto acclamati, però se ti spogli tu. Mi devo spogliare io? Ancora? No, ancora no, ci sono minorenni, come faccio? Come ancora? Ancora? Ma come facciamo? Antonio, com'è il suo fatto? Fa freddo! Com'è? Fa freddo! Andò, fa caldo! Andò, fa freddo! Ci voglio! Ok? Ci vogliamoci! Ragazzi, io mi scuso apertamente, però ci sono troppi uomini, mi dispiace, non lo so fare. Mi dispiace, io sono per le donne, scusate. Antonio! Antonio, potremmo far spugliare, Antonio! Vieni, 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 sali! Ah, vieni Marco! Vieni qua, Marco! Marco, vieni qua, vieni! Vieni un attimo, vieni, non ti preoccupare! Aspetta, sei pronto? Sei pronto? Andò, fagli vedere chi sei, forza, sei un grande! Tu sì che ce la puoi fare, vai! Vai, forza Andò, vai! Fai vedere chi sei, vai, vai! Spogliati! Vai, vai, vai! Levati la maglietta! Vai, vai! Girati! Girati! Vai, vai! Non ti vuoi sfogliare? Io saluto e basta, Daniele! Quindi non fa nemmeno l'amore! Però quando sono da solo! Da solo con il cuscino, con la giuggiola. Applausi e salutando, applausi, applausi. Questa è la nuova canzone, applausi a Marcuccio. Dimmi Marco. Dobbiamo fare gli auguri a Manuel e a Rebecca. Tanti auguri ragazzi, saluto Antonio. E saluto, saluto. Buonanotte Antonio, ci vediamo dopo.